Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video che sarà un Draw My 2020, quindi disegno il mio 2020 e voglio raccontarvi un po' la storia. Inizialmente volevo fare un nuovo Draw My Life aggiornato, però poi mi sono detta, facciamo qualcosa di nuovo che nessuno ha mai fatto, adesso ci arrivo, che nessuno ha mai fatto, facciamo un Draw My 2020, visto che è stato un anno per me, per tutti in realtà difficile che ci ha fatto. Ci ha insegnato tanto, ci ha fatto capire tante cose, eccetera. Quindi per me è stato veramente un anno catartico, l'anno un po' della rinascita del 2020. Quindi mi sono detta, dedichiamo un Draw My al 2020. Io, convinta che fosse un'idea mia che nessuno ha mai avuto in tutto il mondo, sono andata su YouTube a guardare Draw My 2020 e invece Lilli Meraviglia l'ha fatto tipo un mese fa, 3 settimane fa. Quindi abbiamo avuto la stessa idea, ma lei l'ha avuta decisamente prima di me. Io voglio fare anch'io questo video concentrandomi sul mio percorso nell'anno passato. Vi lascio al Draw My 2020, vi mando un bacio grandissimo. A dopo. Benvenuti a questo nuovissimo Draw My Life. No, questo sarà un'edizione speciale Draw My 2020. Questa sono io, Lacrimuccia. Scusatemi per il mio livello di disegno tipo da terza elementare, non lo so. Comunque, come sapete, a gennaio inizio anno ero appena uscita da una relazione, quindi stavo uscendo molto con gli amici, insomma, mi stavo riprendendo, ho sentito come un po' una sensazione di liberazione, di rinascita, insomma, e mi sono concentrata anche molto sul lavoro. Poi stavo organizzando, sempre iniziando, un viaggio fichissimo di lavoro che comunque arriverà anticipato, sempre io uscite con le amiche, eccetera, eccetera. E poi in quel periodo stavo anche pensando: e se tornassi in Olanda? Stavo un po' prendendo questa decisione già all'epoca e pensavo: yeah, 2020 sarà un anno fighissimo, evviva! Non potevo immaginare, ragazzi. Poi, questa sono sempre io con disegni veramente imbarazzanti, questo è il computer, e mi sono messa a cercare casa in Olanda, quindi stavo guardando i vari siti di annunci, eccetera, eccetera. Poi, questa sono io e questo gigantesco è il coronavirus che mi ha schiacciato e ha rovinato a tutti il 2020, cancellato. Questo è la evil face del corona. I'm the king of the world, eccetera, eccetera. Poi, questa sono io con Gatto Denver e Gatta Stellina. Notare il pelo lungo e le ciglia lunghe di Gatta Stellina. Quindi, ad inizio, questo era a marzo 2020, ero con i gatti a casa ed ero felice. Inizialmente non era difficile, ma poi ad aprile mi sono resa conto che questa cosa non passava, perché io inizialmente super positiva, vabbè, poi 2 settimane, invece no. In TV, stavo vedendo, sentendo cose bruttissime di tutto quello che stava succedendo nel mondo e ho pensato: cosa posso fare io nel mio piccolo? Quindi mi sono concentrata tanto sul lavoro perché mi avete detto che i miei video vi aiutavano, quindi mi sono prefissata di non saltare mai un video e così ho fatto. Ogni giorno, sempre, sempre, sempre dal lunedì al venerdì, caricato un video per regalarvi dei momenti di spensieratezza, di insomma un sorriso, e anche se voi non lo sapevate all'epoca, ma mi avete aiutato veramente, veramente tanto perché ci siete sempre stati con me. Per me, e nello stesso periodo ho anche imparato a ho deciso che volevo imparare a bastarmi e a stare bene da sola. Questo è il periodo del esco a fare la spesa, che era tipo l'evento della settimana, mi vestivo e truccavo per andare a fare la spesa. Questa sono io con mascherina e guanti, e questi sono gli scaffali del supermercato. Io che prendo le cose, il carrello, eccetera, perché praticamente tutta la mia quarantena è stata a casa e supermercato al massimo. Poi, cosa sto? Ah sì, questa sono io con le borse della spesa che torno a casa, vabbè. Poi, maggio 2020. Mi sono più o meno resa conto che stavo, già all'epoca appunto mi ero resa conto che stavo bene da sola e che ero riuscita a superare questa situazione da sola, perché al tempo già i numeri stavano scendendo e quindi ce l'avevo fatta in un senso. Questo sono io, chef, che ho iniziato anche a cucinare di più, quindi mi sono concentrata di più su me stessa. E poi c'è stato un brutto episodio perché, insomma, vi avevo accennato questa cosa, ma mia nonna era stata male, ha avuto un intervento. Io non sono potuta, ovviamente, per coronavirus, nessuno poteva andarla a trovare, quindi è stato un periodo molto difficile. Quella sono io con i gattoni. Poi appunto giugno, poi è andato comunque tutto bene. A giugno anche i numeri del coronavirus sono
scesi, io ho potuto finalmente trasferirmi, anche se mi ero resa conto che che la felicità ce l'ho dentro e potevo essere felice dovunque. E questa sono io con i gattoni che ci trasferiamo in Olanda. Scusate davvero per questi disegni imbarazzanti. Questa è la mia casetta ad Alkmaar con tutti gli scatoloni. E questi sono tutti i vari amici che sono venuti a trovarmi. Ah, no, 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 questi de Merzevik che ho finalmente potuto rivedere molto più spesso. Poi questi sono gli amici che sono venuti a trovarmi in Olanda, notare Neil quanto era alto, altri amici che sono venuti a trovarmi. Ho avuto un sacco di visite nell'estate scorsa, è stato bellissimo. E ero anche molto fiera di me stessa di essere riuscita, insomma, a trasferirmi un trasloco così importante da sola. Poi questa sono io che vado a Alkmaar, Amsterdam, avanti e indietro, su e giù, giusto giù, perché ho un sacco di cose di lavoro ad Amsterdam. E poi questo è stato l'episodio in cui diluviava e ha piovuto praticamente in casa, quindi mi sono detta ok, bye bye, voglio cambiare casa, tanto vale andare ad Amsterdam. Ho cercato e trovato una casetta di cui mi sono innamorata, come ben sapete. E questa è Amsterdam. Questo penso sia il disegno meglio riuscito, ragazzi, di tutto il video. Vi avviso, è questo. Questo è proprio il mio top. Questa sono io che passeggio per i canali di Amsterdam con i lampioncini e sono contenta. E questa è la piscina di casa mia, altra chicca che insomma mi rende felice. Nuotare mi rende felice. Poi i numeri in autunno hanno iniziato a salire, specialmente a fine autunno qui in Olanda, a differenza dell'Italia, quindi hanno chiuso i negozi, i ristoranti ad ottobre, i negozi a inizio dicembre, e dopo hanno introdotto il coprifuoco, ma il lockdown mi sono resa conto che non mi spaventa più, perché non voglio più scacciare i pensieri, le emozioni. Non voglio più scacciare le emozioni negative, le osservo e non scappo più perché mi sono resa conto che se le osservo riesco ad eliminarle, ci lavoro e poi spariscono. E questa sono io, appunto, dicembre 2020 in casa nuova con i gattoni. E questo era il mio Draw My 2020, ragazzi, che spero davvero vi sia piaciuto. È stato un video difficile per me da girare perché è molto emozionante. È sempre difficile guardare indietro ai momenti appunto difficili o comunque alle sfide che abbiamo avuto nella nostra vita e parlarne. Almeno per me non è facile, però questi video mi aiutano tanto un po' ad aprirmi con voi, a lasciare andare determinate magari sensazioni, emozioni. Spero anche che questo tipo di video in cui parlo di cose più personali, così spero che anche nel mio piccolo spero sempre di poter aiutare qualcuno che magari è nella situazione nella quale ero io o che comunque è nella mia situazione ma sa di non essere solo. Quindi anche questa è una mia speranza, insomma, cercare sempre appunto nel mio piccolo di aiutare qualcuno. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Vi mando un bacio gigantesco, enorme, e vi abbraccio come sempre forte 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 forte, e io vi aspetto domani martedì sempre puntuali alle 17:30 con un nuovo video. Ciao!